dall'urologo. Un display luminoso indica chiaramente la presenza dei medici che sono in visita, ma le informazioni riguardano anche un altro sistema che è cosiddetto elimina code. Tutto in questo poliambulatorio viene pensato per eliminare i disagi degli utenti, dei cittadini. Beh, devo dire che ci spaventava un po' l'idea di avere una base di utenza di 15.000 persone, per cui abbiamo cercato di razionalizzare al massimo gli accessi, dando le informazioni nel modo più pratico, per cui tutti i pazienti sanno chi sono i medici presenti in quel momento in ambulatorio e in maniera coordinata possono prendere un numero che disciplina gli accessi nelle varie stanze degli ambulatori. 15.000 persone, perché sono ben 10 i camici bianchi del CPT, il primo ambulatorio di medici di famiglia associati, che realizza uno dei primi esempi in Italia di Casa della Salute, voluto dall'assessore al welfare del comune di Bari Ludovico Abaticchio e dal direttore dell'Ares Puglia Franco Bux. Il primo CPT ha trovato sede a Bari, nel quartiere San Paolo, in una piazza modernissima, luminosa e ordinata, con il volto delle città del nord Europa, in una realizzazione architettonica molto funzionale. Il dottor Vincenzo Creanza è uno degli animatori principali di questo bel esempio di associazionismo tra medici. Senta, ma che vantaggi offre questa medicina di gruppo, estesa addirittura a 10 medici, che si deve fronteggiare poi un'utenza così vasta, 1.500 persone? Ma a parte la presenza di un servizio ambulatoriale 820, l'attivazione di servizi integrati di tipo specialistico o comunque di diagnostica di primo livello. Noi abbiamo la possibilità di effettuare una spirometria o un oltrepressorio. Stiamo per far partire un progetto di elettrocardiografia online con l'integrazione di cardiologi dell'ASL. Insomma, qui tutte le opportunità offerte dalla tecnologia e anche dai nuovi modelli organizzativi in sanità trova una immediata realizzazione e dà mille risposte utili ai cittadini. Qui i cittadini non si rivolgono per telefono al medico di medicina generale per chiedere un certificato o una nuova ricetta. No, in questa Casa della Salute si trovano davvero delle risposte di salute, risposte che vengono date, lo avete sentito dalle parole del dottor Creanza, addirittura dalle 8 alle 20 ininterrottamente. È una Casa della Salute che funziona sempre e dove quindi si possono trovare addirittura delle risposte specialistiche. Possiamo dire che mai come in questo caso, dottor Creanza, l'unione fa la forza. Non c'è dubbio, è stata in effetti uno dei motori dell'iniziativa, quello di integrarsi fra di noi ed integrarsi con i servizi presenti sul territorio. La telecardiologia è la grande opportunità che viene realizzata all'interno delle ambulanze del 118, un servizio che viene offerto in tutta la regione, grazie al quale sul luogo del soccorso il cittadino può eseguire l'elettrocardiogramma. È una prestazione in urgenza. In che modo invece verrà utilizzata in un ambulatorio come quello del medico di medicina generale? Noi vorremmo eseguire l'elettrocardiografia diciamo ambulatoriale, chiaramente non necessariamente con caratteristiche d'urgenza. Noi vogliamo predisporre questo servizio a tutti la nostra utenza e consentire come dato accessorio anche la possibilità di utilizzare i servizi ASL di cardiologia ambulatoriale in maniera integrata. È un esame che abbatterà molte liste d'attesa, soprattutto nel capoluogo pugliese. La lista d'attesa per eseguire un elettrocardiogramma può essere lunga anche alcuni mesi. In questo modo la prestazione verrà fatta immediatamente proprio dal medico di famiglia. Ma difatti è uno dei nostri riscontri, sono state proprio le liste d'attesa lunghissima per fare un elettrocardiogramma, anche per semplicemente seguire un attacco a mezzo di contrasto. La possibilità di seguirla noi direttamente con un sistema di altissima qualità certamente consentirà di alleggerire i servizi aziendali, i servizi ospedalieri che sono chiaramente disposti per altre problematiche.
La centrale di Cardio Online quindi dà delle risposte immediate, quindi la lista d'attesa è azzerata, il tempo d'attesa è azzerato, ma è un esame utile anche ai pazienti cronici. I pazienti cardiopatici cronici potranno quindi essere controllati periodicamente proprio nello studio del medico di famiglia e si sa da molti studi che proprio il controllo sistematico, regolare di un paziente che ha una malattia cardiaca o che magari ha avuto un infarto, proprio questa regolarità nei controlli previene le successive complicanze. Certo, ma oltre che consentire un accesso molto più semplice, molto più rapido, questo consente da un lato di abbattere le liste d'attesa, ma secondo anche molti studi anche di ridurre il numero dei ricoveri inutili, ovviamente. Anche questo credo che sia un risultato notevole per le asfittiche risorse della finanza pubblica, può essere una boccata d'ossigeno. Una boccata d'ossigeno per la sanità pugliese che batte una strada nuova che rappresenta un nuovo modello di assistenza. La prima casa della salute in Italia nasce da una perfetta concertazione tra Regione Puglia, Comune, tra i medici innanzitutto, e i registi di questa grande operazione sono stati il dottor Franco Bux, direttore dell'Ares, e l'assessore Ludovico Abaticchio, assessore del welfare del Comune di Bari. È una grande operazione che porta veramente a uno successo straordinario che ora viene consegnato ai cittadini. Non c'è dubbio, perché sono 10 medici di famiglia che insieme servono più di 15.000 persone, un paese. Un paese che assomiglia al Nord Europa per eleganza e modernità dell'impianto urbanistico. Non è un caso che la Casa della Salute sia nata quando Abaticchio era assessore comunale all'urbanistica. Abbiamo riqualificato un quartiere definito periferico che è diventato un quartiere strategico, perché qui abbiamo l'aeroporto, abbiamo fatto la metropolitana leggera, quindi c'è tutto un sistema anche di viabilità e di arrivo per i cittadini che si inserisce anche nell'ambito di un distretto sanitario che ha i suoi servizi specialistici. Quindi è un processo nuovo, moderno, ripeto, europeo, credo che sia il primo in Italia, che nasce nel Mezzogiorno e nella città capoluogo della Puglia. Anche il percorso, come dire, tra virgolette, la viabilità interna in questo ambulatorio sembra perfetta, perché il pubblico viene ricevuto in spazi molto ampi, c'è una segreteria perfettamente efficiente, insomma tutti gli aspetti organizzativi sono stati accuratamente studiati e progettati. Sì, questo è l'ambulatorio del medico di famiglia, e quindi che ha inserito un percorso di accoglienza diverso dal solito, ma che funziona con i criteri della medicina generale. Insomma, è una bella pagina innovativa. Direi di sì, ma la Puglia in questi anni sta sviluppando processi di novità che possono essere copiati anche di altre regioni, anche quelle del nord, me lo lasci dire. No, non si lamentano, sono tutti felici, noi cerchiamo di soddisfarli al massimo e basta. E regalate anche un sorriso? Sì, quello sì, sempre, a tutti. Sì, hanno prenotato una visita per una mediazione familiare. Ottimo, gli ambienti sono notevoli, gli spazi sono, secondo me, adeguati. Quindi un giudizio positivo? Molto positivo. Possiamo dire che l'unione fa la forza, allora? Certo, sì, speriamo. Dottoressa Baldassarre, il medico di medicina generale non è più solo, possiamo dire che si chiude un'epoca, quella del medico con la sua segretaria che raccoglie al telefono le richieste dei cittadini. Qui è tutto diverso. Beh, sicuramente questa struttura dimostra appieno come quello che ha detto è vero. Qui siamo in 10 medici, lavoriamo in assoluta armonia, garantendo un servizio di continuità dalle 8 di mattina alle 8 di sera, c'è sempre la presenza di un medico, fanno affidamento sul proprio medico di fiducia, ma sanno che comunque ci sono dei professionisti che in qualsiasi momento possono dare la risposta giusta. Inoltre poi è una struttura che fornisce tanti servizi utili per il paziente. Quindi è un esperimento che si sta rivelando molto positivo. Molto positivo, molto positivo. Abbiamo una segreteria efficiente, l'infermeria, il paziente viene per le medicazioni, per le flebo, per tutti quei servizi che una volta rappresentavano un vero problema. Un paziente che doveva fare una flebo doveva crearsi il problema di trovare l'infermiera, pagarla, farla venire. Invece qui da noi riusciamo a fare tutto in assoluta semplicità, addirittura semplicità.
Facciamo allora subito un test. In questi giorni si parla in tutta Italia del decreto Brunetta e dei certificati online, quelli telematici. Voi siete pronti a spedire i certificati online? Prontissimi a spedire i certificati online, tant'è che lo facciamo già per i certificati di invalidità civile. Dal 1 aprile facciamo già tutto online. Il dottor Franco Bux, direttore dell'Ares Puglia, ha governato un po' questo nuovo modello di concertazione che ha dato come risultato questo vero gioiello che ora viene consegnato alla sanità della città di Bari. Sì, la fortunata occasione di avere più medici in ruoli gestionali probabilmente ha aiutato questa portata, perché l'assessore regionale è un medico, l'assessore ai servizi sociali è un medico, io pure ho fatto il medico nell'altra vita, quindi... Significa essere più vicini ai bisogni concreti della sanità, dei cittadini, fruitori della sanità e dei medici di medicina generale. Che avere una maggiore esperienza nell'interpretazione del bisogno di sicurezza e di salute del paziente, certo. Qui tutto è ottimizzato, è un ambulatorio che ha una marcia in più. Sì, l'introduzione da oggi anche dello strumento della telemedicina a disposizione della medicina generale dà una chance in più al paziente, perché per esempio la telecardiologia che oggi siamo in grado di attivare in questo gruppo, in questo supergruppo, è una possibilità che offre al paziente che abbia una situazione cardiologica da diagnosticare la possibilità di farlo e di farlo qua. Possiamo dire, dottor Bux, che però qui la sommatoria di 10 medici non è una somma algebrica, ma anzi i risultati sono una potenza che va ben al di là del lavoro di 10 persone che si riuniscono. Sì, perché 15.000 persone che possono trovare una risposta ai loro bisogni in un unico posto, credo che sia un grosso avanzamento complessivo di civiltà. È una risposta di civiltà della nostra organizzazione. La Puglia credo che possa mettersi una coccarda su questo.